nasce quest'anno, è un progetto nuovo, un progetto ambizioso. La nostra idea è quella di far sì che il cutting amatoriale assuma una logica più professionale. Quindi il nostro primo obiettivo è far sì che il cutting amatoriale sia qualcosa di molto professionale. Che ci interessa è anche l'aspetto ludico, quindi di divertimento che hanno queste gare ranking, per cui non dobbiamo mai perdere dalla mente che questo è comunque un gioco ed è qualcosa per passare il tempo insieme tra appassionati di gara. Poi chiaramente ogni gara ha anche il suo aspetto competitivo, non ti nasconderlo, quindi siamo battuti per giocare, ma nessuno di noi è qua per non vincere, per cui sicuramente quello che piace chi vuole è una competizione anche tra piloti, ma una competizione molto pulita, una competizione molto corretta, ne faremo di tutto per far sì che questo campionato sia il più corretto possibile in pista, fuori dalla pista. E Team SK2M che oggi ci ha portato qui questi due stupendi mezzi in esposizione. Questo è il 125 Master che utilizzeranno il vincitore, secondo e terzo classifica generale a fine campionato, e ringrazio Alessandro e Massimo che sono qua oggi. Inviterei Alessandro a raccontarci un attimino questo mezzo, di cosa è capace per preparare il vincitore, insomma, cosa lo aspetta. Allora, diciamo che questo è il primo gradino per arrivare nel mondo del mondo sportivo dei go-kart, quindi professionisti. Partiamo da un campionato dove tutti i telai sono uguali per tutti, i motori sono uguali per tutti, però i telai permettono diverse modifiche, l'altezza anteriore, comunque l'altezza posteriore, la pressione delle gomme sono completamente diverse, un assetto completamente molto diverso. Quindi permette proprio di approcciarsi a un mondo effettivamente professionistico con piccoli costi, bassi costi. Partiamo con il motore dei tempi, che scende su circa 30 cavalli di potenza, con velocità di 130-140. Un'altra erogazione, un'altra potenza rispetto a quattro primi. È cambiato molto interessante, comunque pieno di concorrenti, dove comunque grazie al fatto che i mezzi sono uguali per tutti, permette al pilota di crescere effettivamente, si sviluppa